giro nel supermarket della vita con aria trasognata ed il carrello vuoto. Ho perso la lista della spesa, la tasca è bucata e non trovo la mia strada. Tra la frutta perfetta, ho incontrato il tuo sguardo e in un attimo ho scelto. C'è chi sceglie fra sconti sulla dignità e il prezzo che qualcuno ti dà, l'etichetta al posto di un nome. Sarò fuori programma, ma per me la vita non è una banconota. Na 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 na. È stato bellissimo il primo incontro dal vivo con Antonio. Sì, no, però puoi sentire che filtro. Perché devo fare parlo come se stessi parlando con sì. Stato... E non mi devi adulare troppo, perché poi fare. sono sincero, fidati, sono una persona molto schietta. Ecco, brava. È stato bellissimo questo primo incontro dal vivo, perché io l'ho visto per caso l'anno scorso al Gay Pride, quando ancora non frequentavo appunto l'Arcigay, e lo guardavo da lontano e facevo: chissà se lui. Io e la mia solita nonchalance con la quale vado sempre a braccetto, faccio: ma tu sei Eustachio 79? E lui: allora mi guardavi per quello, non per quello maglietta orrenda. E questa mi è rimasta impressa, questa cosa. E poi vabbè, gli ho parlato che seguivo appunto i suoi video, la sua pagina Facebook, e lui mi fa: sono stato io a renderti gay, no, tutto da prima, dalle prime puntate di Se non uso più un bam. Io avevo capito già tutto. Allora, invece lui mi ha portato qua all'Arcigay a conoscere Carmen Ferrara. Chi è Carmen Ferrara? Carmen Ferrara è una giovane studentessa, bella studentessa, giovane, perché tutti mi dicono che sono giovane, adesso mi sono una studentessa in scienze politiche e sono un'attivista LGBT. Corra, corra, vado, corra, corra, vado, io, corra, corra. In un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte, perché non la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galla è di una fragilità, è di una fragilità, forse è tossico che muore. Ti presento questa stanza. Allora, ok, ho chiuso. Hai le chiavi, spero. Ok, questa porta è raffigurata praticamente la gamba di Silvia Rivera, che è la donna transessuale che ha che è un'icona dei moti di Stonewall. Infatti qui c'è 28 giugno 1969, una data che noi attivisti LGBT portiamo nel cuore, in quanto in America prevalentemente donne transessuali hanno reagito a quelle che erano le violenze della polizia, quindi dando vita a quelli che poi saranno stati i Gay Pride, i futuri Pride, che oggi ancora vivono, perché ce n'è ancora bisogno. Quindi questo è il nostro archivio. Questa stanza noi la utilizziamo prevalentemente come aula studio. Qui, come puoi vedere, ci sono molti libri che trattano di tematiche LGBT e ci sono anche molte tesi qui, tesi di ragazzi che all'università affrontano le questioni inerenti alla marginalità sociale o anche l'omofobia, l'omosessualità, bisessualità, transgenderismo, e addirittura ci sono tesi di persone che già 30 anni fa hanno iniziato a parlarne all'università, e questo è molto bello. Qui puoi vedere le diverse campagne che sono state fatte negli anni, prevalentemente campagne di sensibilizzazione, informazione e contrasto a AIDS e HIV. Inoltre offriamo una serie di servizi, tra cui consulenza psicologica, consulenza legale, e abbiamo anche
Abbiamo anche un progetto, si chiama Progetto Migrantino, per quanto riguarda i migranti omosessuali, ed è una cosa bellissima. Oggi c'è un ragazzo del Pakistan che è venuto proprio per avere un colloquio con una delle nostre psicologhe, e credo che sia una risorsa importantissima per persone che vengono da paesi in cui è prevista la tortura, la pena di morte per le persone omosessuali, quindi credo che sia un grandissimo passo avanti per noi. Allora, sono arrivata quando avevo 17 anni e per caso, per puro caso, tramite qui all'Arcigay, tramite una chat che, ahimè, era l'unico, come Antonio diceva, che tramite il tuo canale ha avuto modo di avvicinarsi, sentirsi parte magari di un gruppo. Io l'unico canale che avevo era appunto il canale virtuale, perché io sono della provincia di Napoli, Pollena Trocchia, un piccolo comune in cui mi sentivo molto sola, quindi ho avuto modo di frequentare questa chat, di conoscere l'allora vicepresidente dell'Arcigay di Napoli e sono venuta qui. Sono venuta qui con tutte le intenzioni di fare amicizia, socializzare, e pian piano, sentendomi parte di un gruppo, poi ho avuto modo di fare volontariato, quindi di partecipare prima alle attività, ed oggi ho la fortuna di coordinarle, quindi è stato per me molto bello ed è adesso una motivazione in più per esserci, perché so quanto sia stata importante la presenza allora dei coordinatori, quindi sono molto onorata del ruolo che rivesto oggi in Arcigay. Questo qui è l'incontro del gruppo giovani di questa sera, LB in LGBT, quindi parleremo di lesbismo e bisessualità. Ok. Questo sarà l'incontro sul coming out. Stasera siamo qui al gruppo giovani per parlare di lesbismo e bisessualità. E niente, io sono contenta di questa disposizione al cerchio, perché non è assolutamente una lezione frontale, io non ho granché da dire sulla questione, bensì desidero fortemente creare un momento di confronto con voi su queste tematiche, che sono delle tematiche a par mio molto delicate anche all'interno dell'acronimo LGBT. Quindi questa sera parleremo della L e della B, che sono le lettere secondo me maggiormente stigmatizzate dal punto di vista sociale. Ok, io mi presento, sono Carmen per chi non mi conoscesse, e sono una ragazza bisessuale. Ho iniziato a frequentare, per chi non mi conoscesse, l'Arcigay quando avevo 17 anni, e nel momento in cui avevo fatto diversi coming out proprio a causa di questa forte pressione sociale: o sei gay o sei etero. Nel momento in cui ho fatto il mio primo coming out, ho detto io sono lesbica, perché mi ero innamorata di una donna. Il secondo step è stato io sono maschio, perché non mi sento femmina per quello che la società ritiene femmina. Poi successivamente ho detto io sono bisessuale. Tu sei confusa, mi è stato detto, perché tu non sai cosa voglia la vita. Vabbè, a 17 anni la prendi per buona e dici probabilmente, essendo in formazione, forse non so cosa voglio dalla vita, perché non è possibile che a me piacciano sia i maschi che le femmine. E allora mi sono ritrovata a fare dei coming out continui, nel momento in cui stavo con una femmina ero lesbica, nel momento in cui stavo con un maschio ero etero, e così via, anche perché paradossalmente si sono alternati propriamente in una femmina e un maschio, e quindi le persone a un certo punto mi hanno detto cosa sei? Credo che la mia esperienza proprio incarni tutti quelli che sono poi i pregiudizi e gli stereotipi correlati alla bisessualità, proprio perché la bisessualità vive una condizione di invisibilità sociale e di non riconoscimento, mancato riconoscimento proprio della dignità dell'orientamento. Allora, io ho deciso di cominciare questa serie per tanti motivi, tra cui è un po' cambiato il contesto politico, il contesto culturale. Rispetto a qualche anno fa, adesso c'è un vero e proprio attivismo d'opposizione abbastanza forte,
vere e proprie associazioni anti-gay, vero e proprio movimento anti-gay, vera e propria controcultura anti-gay. E ora io vabbè sono grande eccetera eccetera, però tu vuoi dire stai vivendo questa fase di coming out barra attivismo nell'era del gender di fatto. Io su Facebook mi chiamo, tra parentesi, io sono le gender, quindi mi trovi però ecco diciamo questo mito inventato per dare corpo a una campagna anti-gay, quindi dare dignità a una campagna anti-gay, come la vive chi invece adesso si sta approcciando all'attivismo? Come una sfida, come una minaccia, come qualcosa da dover... Assolutamente non la vivo come una minaccia. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, ho frequentato la scuola fino a 3 anni fa, perché adesso sono al terzo anno di università. Quando io frequentavo la scuola, la parola omosessuale sembrava essere proibita, bandita, censurata in qualche modo. Oggi, malgrado si parli di gender, quindi si parli di omosessuali, ma si parli come un qualcosa di... da non dire, però se ne parla, capisci la differenza tra quando io frequentavo la scuola e la scuola di oggi. Quindi ti dirò, io ho la fortuna di entrare anche nelle scuole e parlare ai ragazzi, portare semplicemente una testimonianza, e i ragazzi hanno sete di noi, hanno desiderio di ascoltare le esperienze di studenti, studentesse che in qualche modo hanno vissuto l'omofobia tramite docenti, tramite i dirigenti, tramite i compagni e le compagne. Quindi quest'era del gender, di questo fantomatico gender che aleggia sui genitori, perché ahimè io so di molti genitori allarmati, e questo allarmismo però consente anche a noi appunto di avere voce in capitolo. Di avere voce in capitolo e di fare una informazione giusta e sana. Quindi fondamentalmente oggi abbiamo tanti canali per diffonderci, e per fortuna la gente li segue e ha la possibilità di fare un paragone. Purtroppo un genitore che sente parlare di gender si allarma e tutto sommato non riesco a dargli torto, però io come attivista sento il dovere di dire a questo genitore: ascolti, noi non andiamo nelle scuole a parlare di masturbazione, noi non abbiamo niente a che fare con pedografia, pornografia, niente di tutto ciò, siamo persone che vogliono coltivare, vogliono diffondere una cultura delle differenze, una cultura che sia inclusiva, che promuova l'integrazione e l'interazione, quindi nulla di tutto quello che le hanno detto finora. Per fortuna molte persone accolgono positivamente questo messaggio e la testa inizia ad attivarsi. Sì. Cioè, queste associazioni che stanno che sono arrivate in queste realtà si sono approcciate con voi oppure proprio no? Assolutamente no, assolutamente no. Queste realtà che sono contro, ahimè, contro di noi, contro il benessere nostro, non hanno la benché minima intenzione di interagire con noi, ok? Si oppongono a noi. Io stessa sono stata infiltrata, mi sono infiltrata in questo convegno in un istituto cattolico sul gender, e sono entrata, ho ascoltato fino a quando non ho sentito il fegato proprio scoppiare. Mi sono alzata, ho parlato, e la suora, il sacerdote e gli insegnanti, i genitori che erano in sala, ovviamente non si aspettavano assolutamente che noi fossimo lì, io insieme ad altri compagni, per intervenire, per ascoltare e per contrastare. E sono rimasti spiazzati e non avevano argomentazioni, perché loro non hanno argomentazioni, perché poi li puoi distruggere in un attimo. Una cosa che noto io è che proprio il loro punto di debolezza è il confronto, e quindi per difendersi hanno trasformato in punto di forza il silenzio. Assolutamente sì. E l'unica arma che hanno è l'attacco, ma non sono in grado di affrontare. E quindi, che ne so, voi avete qualche strategia per poter provare a controbattere questa propaganda che stanno facendo? Questo? Io credo che già le nostre campagne di sensibilizzazione siano finalizzate a questo. Ti dirò, una persona militante, non so se definirla così, di un movimento anti-gay, pro Family Day, ha commentato un mio post su Facebook dicendo che noi, gli arcigay, noi attivisti, avevamo rotto le scatole con queste campagne, con queste iniziative, e ha detto: nessuno ti ha obbligato a leggere i miei post,
perché poi si parla di libertà di pensiero. Io mi sono scontrata tanto con queste persone. Io credo che il nostro obiettivo non sia quello poi di interfacciarci direttamente con loro, perché ne va della nostra salute. Ma perché poi loro non vogliono il confronto. Loro non vogliono il confronto, e noi già di nostro promuoviamo una cultura che è propositiva, che è inclusiva, come ti dicevo. Quindi queste persone vanno contrastate con la sana informazione, con le nostre facce, con i nostri sorrisi, con i nostri colori. Non prenderli uno ad uno è difficile. Io quando posso lo faccio, e ti dirò, loro non hanno intenzione di accogliere le nostre istanze, sono seminano odio, quindi noi di contro seminiamo il gender. Ciao, io sono Chiara Piccoli e sono presidente di Arcilesbica Napoli dei Marei. Allora, l'associazione Arcilesbica Napoli chiaramente è il circolo locale della nazionale arcilesbica, che significa che ne abbraccia come dire, tutte le finalità e anche tutti gli obiettivi, che sono quelli di un'associazione di stampo chiaramente femminista, che punta ad un'azione su diritti e visibilità delle donne lesbiche, quindi su una maggiore emancipazione e chiaramente soprattutto sotto il profilo, come dire, in questo momento in particolare giuridico, di cercare di equiparare i diritti delle persone, in particolare lesbiche, ma chiaramente in generale LGBT, a tutti gli altri cittadini. E agiamo anche sul territorio di Napoli, noi come circolo locale chiaramente cerchiamo di portare questa mission sul nostro territorio in tante modalità, che sono politiche, sociali, culturali, qualche volta potrei dire anche assistenziali, nel senso però migliore del termine, perché noi chiaramente siamo un'associazione, non siamo uno sportello, quindi offriamo da questo punto di vista un servizio che un'associazione di volontariato può offrire. Ah, la realtà LGBT napoletana è una realtà abbastanza piacevole rispetto a moltissimi altri contesti, nel senso che chiaramente, come in moltissimi posti d'Italia e del mondo, abbiamo qualche difficoltà, però negli ultimi anni abbiamo notato davvero un miglioramento, diciamo, del contesto sociale in cui vivono a Napoli le persone LGBT, il che non significa che non ci sia strada da fare, ma significa che per il momento, come dire, siamo contenti di come vanno le cose, di come viviamo. Insomma, si può essere una persona LGBT ed essere realizzati a Napoli. Per esempio, infatti, avete avuto il sindaco De Magistris che ha istituito il registro di unioni civili. Sì, diciamo che il sindaco De Magistris ha fatto davvero moltissimo, considerato il suo potere di sindaco, che chiaramente è molto marginale, come dire, rispetto a questo tipo di questioni, però qualsiasi cosa lui potesse fare per la comunità LGBT assolutamente l'ha fatta, e noi di questo non solo gli rendiamo merito, ma insomma lo ringraziamo veramente, speriamo che possa continuare. E come sono le istituzioni, come rispondono? Cioè, noi abbiamo un governo che a volte è ostile, a volte è indifferente, invece diciamo, io ho visto che la realtà politica napoletana invece ha risposto abbastanza positivamente alle varie istanze o... Sì, però c'è da dire che la realtà napoletana intesa come locale, anche diciamo per quanto riguarda il comune di Napoli, è una realtà diversa dal punto di vista politico di quella istituzionale, nazionale o anche regionale che possiamo avere, dove le risposte sono state diverse e c'è un dialogo avviato. In questo momento parlo della regione, ma anche a livello nazionale, insomma, siamo in attesa di un riscontro sulla legge sulle unioni civili. Insomma, c'è molta carne a cuocere, però in realtà dobbiamo ancora scoprire dove ci porterà. Beh, gli obiettivi, come dire, a medio e lungo termine dell'arcilesbica sono, innanzitutto, sono per il medio e immediato termine di capire come andrà quest'anno anche dal punto di vista legislativo, perché detterà una serie di istanze che saranno da questo generate. Sul territorio c'è sicuramente da definire una serie di questioni, soprattutto per quanto riguarda in particolare la sanità e alcuni sportelli che sono non attivi sul territorio, una collaborazione rinnovata con la regione che come dicevo prima è in corso, ma che vogliamo implementare. C'è da capire, visto che siamo sotto elezioni al comune, insomma, come se continuerà la politica di dialogo che abbiamo avuto fino ad ora, oppure se ci troveremo davanti un nuovo interlocutore che sono sicura che sarà altrettanto disponibile, o almeno lo speriamo. In generale, comunque, la mission di Arcilesbica rimane quella di garantire diritti e visibilità alle donne lesbiche, quindi in qualsiasi modo perseguire questo fine. Noi lo facciamo con le nostre attività locali, ma soprattutto attraverso l'insieme dei circoli di Arcilesbica, che è la nostra forza,
e che esserci su tutto il territorio nazionale e speriamo sempre in più città. Grazie!